è che quando ho tempo e voglia lo faccio così per puro senso estetico. Mi dà più soddisfazione mangiarla in questo modo. Quindi prima metto le fragole, poi il mix di frutta secca, questo è buonissimo, poi le albicocche, le prugne e i mirtilli. Tanti mirtilli. Prima di pranzo di solito prendo la mia B12 perché non mangiando praticamente latticini e né carne non ho fonti di B12. Per il nostro risotto di asparagi servirà del riso carnaroli, asparagi così sono lavati e faccio un soffritto. Morbido.
maestro intanto continua a cuocere. Servito qua il risotto agli asparagi. Io non metto né burro né formaggio e personalmente lo trovo buonissimo così. Nel caso posso aggiungerci un po' di lievito alimentare, sostituto vegetale del formaggio più o meno, oppure un po' di noci tritate per dare l'elemento croccante al risotto. Intorno per la cena ho preparato un insalata di fichi e nebbia. Dopo pranzo adoro il cappuccino freddo con latte di soia. Lo so, sarete tutti inorriditi. Solito perché ne ho tantissimo che è molto
Di essere arrivati fino alla sera con me in questo viaggio di cosa mangio in un giorno. Io spero davvero che vi sia piaciuto questo video. Ditemi se vi piace questa tipologia di video che quasi è un po' simile a un blog, più o meno. Qui l'ultimo step, tutte le sere, è sempre farsi una tisana rilassante. Io uso questo della Nea Vita, che si chiama Bon Nuit, e poi prendere anche un pezzo di cioccolato fondente. Diciamo che è il nostro piccolo vizio.